Guarda, Edrusa, nel tombolo dove lavoravi ieri, i nodi sono la base necessaria a far crescere il disegno. Si costringe il filo a procedere nel percorso stabilito, nodo dopo nodo. Il ricamo è prezioso. In altri pizzi che tu fai, la trama cresce leggera e aerea, senza costrizioni. Sembra che si possa all'improvviso disfare. E mostra il fine, la sua bellezza, ed è tenace. In altre trine che tu mi hai fatto vedere, è la ripetizione di strutture solide e semplici che permettono al disegno di apparire. In altre sono geometrie più o meno complicate. Ma in tutte gli spazi vuoti si alternano alla trama e la mettono in risalto, come i silenzi e le parole, Idrusa. Sì, sono i silenzi che risuonano nell'animo e lo fanno vibrare. Misterioso come un oceano, silenzio, Idrusa. Chiedo scusa. Le parole qua là sono emerse. Ho voluto fare troppo. Sono i silenzi che risuonano nell'animo più che le parole. Permettono ad esse di riecheggiare festose. Spazio infinito il silenzio. Come il mare risuona ed è pieno di vita. Ed inquieta ed intrica. Cosa sottace il silenzio? Quali mondi sommersi, nascosti? Le parole qua là emergono a formare il ricamo di isole e continenti dell'animo. A volte sembrano scontate, come terre che conosciamo bene. Altre sono misteriose, ombrose, come isole inesplorate, ma sono emerse. Quindi esposte al sole e alle tempeste. Mentre i silenzi sono come scrigni sigillati o come semi di una nuova vita. Mi piace, Idrusa, quando tu lavori in silenzio, attenta a vigilare il filo perché non si ingarbugli in inutili o insolubili nodi.